L'attività di polizia ambientale della Guardia Costiera di Pesaro nel territorio provinciale di competenza, con il coordinamento dell'autorità giudiziaria, ha svolto un monitoraggio della qualità delle acque marine superficiali, concentrandosi negli ultimi giorni sulla verifica degli scarichi di qualsiasi natura che vengono immessi nel fiume Foglia, quale maggiore tratto destinato alla raccolta delle acque provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino. L'indagine è avvenuta attraverso l'ausilio di un elicottero del terzo nucleo aereo della Guardia Costiera, i cui esiti hanno permesso di individuare numerose condotte lungo gli argini ed hanno conseguentemente spinto ad effettuare e programmare adeguate verifiche sia sotto il profilo autorizzativo che nella natura dei deflussi immessi. Durante l'attività di monitoraggio sono state ispezionate alcune aziende ubicate in prossimità del fiume Foglia. In particolare, il personale del nucleo operativo di polizia ambientale, guidati dal comando del capitano di fregata Maurizio Tipaldi, ha accertato l'esistenza di uno scarico abusivo di liquami industriali presso un'azienda posizionata nel comune di Monte Labate, il cui ciclo produttivo riguarda la realizzazione di componenti per l'arredamento. I militari, insospettiti dalla presenza di alcuni pozzetti di ispezione posizionati in prossimità del sistema di riciclo delle acque di lavorazione, hanno infatti scoperto che gli stessi erano utilizzati abusivamente per lo sversamento di residui di colla industriale. Lo scarico della colla è stato immediatamente interrotto e posto sotto sequestro penale. Il titolare della ditta è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione del testo unico sull'ambiente. Sul caso sono stati chiamati anche altri enti preposti per effettuare gli ulteriori accertamenti di competenza. L'attività di monitoraggio ha interessato un'area fortemente sensibile, posta in prossimità del fiume Foglia, dove i controlli di polizia marittima proseguiranno anche nelle prossime settimane a tutela dell'ambiente.